Antonella Rocca da sempre è stata una manager attiva che vuol guardare ancora una volta alla politica. Ti presenti per dare un tuo segnale forte. Cosa ti aspetti da queste elezioni di Carlentini? Cosa vorresti fare? Allora, mi aspetto tanto perché comunque rispetto alla scorsa candidatura oggi sono più carica, anche più matura e più preparata ad affrontare le problematiche che si propongono Ecco, quali puntualmente. sono secondo te i punti dolenti, i punti più importanti da smuovere per cercare di dare un Allora, scossone a questa soprattutto il città? lavoro per i giovani che oggi stanno andando tutti via e però vogliono rimanere alla loro terra e quindi dobbiamo dare un contributo, diciamo, per delle idee e soprattutto per sviluppare il nostro territorio per dare possibilità lavorativa ai nostri giovani piuttosto che farli andare via e lasciare la loro Ecco, ci terra. sono in questo senso degli obiettivi, delle idee da poter Allora, realizzare? stiamo studiando il territorio, soprattutto le possibilità di sviluppo, quello che possiamo offrire, diciamo, a questi ragazzi. Studiando, diciamo, il passato e le nostre origini, quindi da qui noi possiamo prendere gli spunti per avere anche delle idee innovative, per giustamente dare qualcosa in più che magari prima non siamo riusciti a dare, ma oggi magari avendo delle menti più aperte, più predisposte verso il futuro, magari possiamo avere qualche idea, magari fantastica, che in passato non l'abbiamo mai avuta. Quindi niente è impossibile dalla vita, quindi tutto Ecco, possiamo. diciamo che sviluppare il lavoro, per quanto riguarda invece le strutture, il movimento, ecco, Strutture in questo. movimento, dobbiamo cercare di incentivare un po' il turismo perché noi abbiamo tante risorse nel nostro territorio, tante belle cose, diciamo, da far vedere alle persone che magari sognano di avere questi nostri contesti, queste nostre realtà. Quindi cerchiamo soprattutto di sviluppare i servizi, i trasporti, l'intercultura, che è una cosa importante, e la tecnologia anche a livello informatico.